Oggi facciamo il roast beef all'inglese. Roast beef all'inglese perché lo facevano gli inglesi probabilmente. Comunque, vai a comprare un pezzo di roast beef, questo è all'incirca di 1 chilo, e poi calcolate che ci vorrà mezz'ora per prepararlo, perché ogni mezzo chilo di carne, vuole un quarto d'ora per avere un roast beef perfetto, rosa. Dunque, mettete 2 cucchiai d'olio, dentro alla pentola. Poi adagiatevi i roast beef, mettete gli aromi, quelli secchi vanno benissimo, un po' di pepe, un po' di aglio secco e accendete il fornello. Il fuoco deve essere abbastanza vivace, ma non deve portare a bruciare l'arrosto. Allora, una volta che comincia a rosolare, calcolate che dopo 10 minuti circa dovrete girare i roast beef. Bene. Ho girato i roast beef, come vedete c'è una bellissima crosticina, dunque posso lasciare quel pezzo di grasso per non avere problemi quando poi lo andrò a tagliare con la tagliatrice, perché lo terrà un po' più compatto e sarà più facile. Adesso resterà ancora 10 minuti in cottura e poi lo rigirerò. Benissimo. La carne ha fatto una bella crosticina dorata durante la cottura. L'ho girata e adesso la farò ancora cuocere. Vedete come frigola? Deve essere così. I 10 minuti di cottura sono passati, adesso ho voltato dall'altra parte. Questa qui è la seconda voltata, per cui dopo questo il roast beef sarà pronto. Vedete che si è formata una bella crosticina. State attenti che il fuoco deve essere sempre tenuto alto, ma non troppo, perché altrimenti può essere anche che si brucia troppo. Non deve essere carbonizzato, ma ben colorito. Bene, adesso lo lasciamo cuocere ancora 10 minuti e poi il roast beef sarà pronto. Abbiamo preparato intanto il succo di un limone. Questo servirà per la fase finale. E dopo buon appetito, eh? Bene, vediamo un po' se il roast beef è pronto. Ok, questo è un piccolo trucco per far diventare il roast beef da sanguinolento a rosa. Dunque, si prende un po' di carta metallica, si copre il roast beef quando ormai è spento, una pentola con un po' d'acqua e si mette sopra al roast beef in modo che col suo peso faccia uscire un pochino di umore. E poi questi umori li useremo a fine cottura per farlo diventare ancora più buono. Quanto tempo? Pochi minuti. 5 minuti sono più che sufficienti, poi toglierete la pentola e il roast beef sarà pronto da tagliare. Ora vi faccio vedere a cosa serve il limone. Allora, il roast beef l'abbiamo tolto dalla pentola e messo in un piatto a raffreddarsi un attimo prima di affettare. Riaccendo il fuoco, vedete che c'è questo fondo di cottura. Bene, ci verso il limone. Mescolatina. Lo muovo un pochino, lo lascio riposare un attimo, lo faccio scaldare. Si formerà questo fondo di cottura molto buono che andrà poi versato, ecco, è già pronto. Andrà versato poi sul nostro roast beef quando sarà a fette nel piatto di portata. Roast beef perfetto. Adesso prendiamo questo fondo di cottura, questa salsina, la versiamo sopra e si distribuirà tutta nei vari strati di carne, rendendola molto buona. Adesso va in frigorifero e buon appetito!